Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ora lanciamo un allarme sulla fattibilità del PNRR per come è stato così stabilito e costruito l'impianto, perché fin dal 2021 nelle audizioni parlamentari avevamo segnalato che perpetuare questo sistema eccessivamente burocratizzato, gerarchizzato, centralizzato non avrebbe sicuramente aiutato né la progettazione e a maggior ragione poi la messa a terra, perché adesso viene il difficile, perché è vero che fino al 31/12/2022 avevamo degli obblighi di emanazione di norme e quindi fin lì tutto sommato ci siamo arrivati, ma prima o poi sarebbe arrivato il momento della verità, che è il momento in cui si devono fare le cose. Allora su questo è importante secondo noi cambiare il paradigma organizzativo, perché se noi continuiamo a parlare semplicemente di insufficienza di risorse della pubblica amministrazione, ed è sicuramente un problema, perché 20 anni di digiuno, di tagli, di blocco del turnover hanno comportato un invecchiamento della popolazione della pubblica amministrazione non più sostenibile. La Corte dei Conti dice è una pubblica amministrazione dove l'età media ormai è oltre i 50 anni per la maggioranza della popolazione, e questo è un dato, e quindi sicuramente bisogna svecchiarla, però d'altro canto bisogna introdurre nella pubblica amministrazione innanzitutto delle competenze tecniche di cui tanto si parla. Io faccio notare, detto prima il giornalista, parliamo di parcelle alte nel periodo del terremoto degli studi professionali, che spesso sono i più grossi, e poi siamo passati ad assumere architetti e ingegneri come impiegati. Però allora c'è un controsenso: se queste competenze sono delle competenze necessarie, dobbiamo riconoscere loro un'autonomia operativa dentro la pubblica amministrazione. Se noi un giovane architetto, un giovane ingegnere pretendiamo di assumerlo come un funzionario, lo inseriamo nella scala gerarchica, in questa piramide, e lui deve obbedire ed è schiacciato in una scala, ma come pensiamo che questi giovani rimangano o accettino di entrare nella pubblica amministrazione? Io do un dato: ci sono si dice i concorsi vanno deserti. Ebbene, l'ENAC ha fatto dei concorsi per 90 ingegneri nell'area dirigenziale, il che non significa che guadagnano come il dirigente, io su questo voglio essere chiara, certo. Significa che hanno l'autonomia che gli serve per fare un progetto, per dire questo è un progetto che va, questo è importante per l'anticorruzione, è un importantissimo, certo. un provvedimento di sistema. Sa quanti ne hanno presi? 60. Invece l'autorità della sicurezza ferroviaria ha fatto un concorso per 100 ingegneri da assumere come impiegati, sa quanti ne ha presi? Uno. Quindi questo vuol dire che i giovani hanno bisogno anche di uno spazio, dobbiamo liberare le energie dei giovani di queste competenze nella pubblica, non le possiamo schiacciare nella burocrazia. È un problema, questa è la parola, volevo sentire, burocrazia. Sì, perché poi noi abbiamo un po' un controsenso, noi abbiamo un codice degli appalti in cui vogliamo sburocratizzare, entro certi limiti è corretto perché non ha funzionato quello precedente, poi parliamo, non so, quanti codici appalti di semplificazione abbiamo emanato negli anni, speriamo che questo serva, dico, in alcuni limiti e con certi criteri. Però d'altro canto poi sul PNRR continuiamo a burocratizzare, noi continuiamo a fare dei provvedimenti che prevedono semplicemente un controllo centrale, da una parte lo spostiamo all'altra, ma sempre a livello di alta burocrazia. Sempre a livello gerarchizzato. Quindi l'intervento, il mio appello sul Fatto Quotidiano, ma questo è un appello che facciamo da anni, è un appello a dire queste competenze professionali, cambiamolo il paradigma, è un sistema che non ha mai funzionato, che non ha mai consentito al sistema pubblico di reggere. E se non lo facciamo ora, che dobbiamo gestire il PNRR, che sono d'accordo, prevede uno sforzo collettivo dove non c'è distinzione, certo. Tutte istituzioni, parti sociali, politica, dobbiamo agire, e la politica deve fare uno sforzo, perché non vorrei che poi la burocrazia diventasse un alibi, perché ogni volta si dice è colpa della burocrazia, questo è un governo politico, agisca, la politica deve fare un passo avanti, i cittadini devono fare un passo avanti, perché spesso io vorrei tanto far capire alle persone quanto è importante il PNRR, e noi come sistema pubblico abbiamo l'obbligo di farlo capire. PNRR significa che devono migliorare le condizioni di vita dei cittadini, deve migliorare il trasporto, deve migliorare la salute, deve migliorare la condizione delle donne. Di questo poco si parla. Allora, Sarina, c'è questa possibilità?